Don Andrea, domani il primo dei tre appuntamenti che chiama un po' tutti noi a riflettere sulla crisi ambientale che si aggrava sempre di più, ma aggiungerei che la riflessione può estendersi anche alla crisi sociale dell'umanità, insomma all'uomo, le due crisi non vanno separate. Assolutamente no, diciamo che come parroci di Francavilla al Mare abbiamo sentito il bisogno di proporre questa iniziativa, non tanto per invitare la gente solo a leggere l'enciclica, magari ci auguriamo che in molti l'abbiano già fatta, peraltro l'enciclica è stata scritta nel maggio del 2015, quindi anche di 7 anni fa. Il nostro desiderio piuttosto è quello di proporre un itinerario, un percorso da realizzare in maniera tale che le indicazioni che il Papa offre nella sua enciclica possano entrare a far parte sempre di più, della vita di tutti, soprattutto dei più giovani, insomma, nuovi stili di vita che magari personalmente tanti di noi già vivono, ma se riuscissimo davvero a far sì che questi stili di vita diventino sempre più comunitari, è senz'altro più efficace. Don Andrea, parliamo un po' dei relatori che ci saranno domani. Sì, domani avremo la possibilità di ascoltare il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, che guiderà un po' la riflessione, un po' come moderatore. Insieme con lui ci saranno anche il professor Luciano Di Tizio, presidente nazionale del WWF Italia, e il dottor Domenico Barillà, scrittore e analista adleriano. Con entrambi, ecco, cercheremo insomma, di sviluppare sempre di più questo tema e far sì che possa essere compreso da un gran numero di Ci persone. sarà anche la possibilità, magari per chi assiste, di interagire, di porre qualche domanda? Assolutamente sì, abbiamo previsto infatti che al termine, diciamo così, degli interventi, ecco, l'Assemblea possa in un qualche modo interagire con i relatori.